Col cuore la grinta e mettendoci anche qualcosina in più, il Teramo torna alla vittoria e lo fa in un giorno, quello della sfida col Siena, in cui la tensione prima del match la si respira. Vivarini sceglie il 3-5-2 e alla fine le scelte gli daranno ragione. E come? Perché dopo il riflesso al 21esimo di Tonti sulla vista, Di Paolo Antonio schierato esterno sinistro apre le danze con il destro sull'invito di Moreo. Il diagonale batte Montipò e sembra presagire ad una giornata che, nonostante il freddo, sembra volgere al sereno. Petrella, schierato a fianco dell'Airone, prova la staffilata al 28esimo, alta, mentre Portanova, 60 secondi più tardi, stacca di testa sul corner di La Vista con Mastro Nunzio che non riesce a correggere sotto misura. La Vibera, che al 33esimo prova il diagonale, disinnescato da Tonti coi piedi, prima della doccia gelata per il Bonolis che arriva al 43esimo. Piredda assista al bacio per Giorgio La Vista, solo davanti a Tonti che rimane in piedi, ma non riesce ad evitare il lob vincente del numero 10 senese. Ma il Teramo la ripresa l'approccia con quello spirito di sacrificio che oggi l'ha contraddistinta, che poche volte si era visto quest'anno. Il corner di Amedio è preda di Nebil Caidi, che prende l'ascensore, frana, forse in maniera irregolare, su Sacilotto e deposita in fondo al sacco tra le proteste dei bianconeri di Azzori. Per il centrale difensivo, come per Di Paolo Antonio, primo gol in stagione. I biancorossi sembrano scrollarsi di dosso un po' di tensione a questo punto, ma il Siena è squadra tosta e dopo la parata di Montipò su Petrella, minuto 61, è la formazione di Azzori a prendere in mano il pallino del gioco. Bonazzoli sfrutta il contrasto vinto con Dorazio, destro violento, fuori. Ma è un assalto quello toscano. Altobello salva sulla linea il colpo di testa di Portanova, quando però il gioco era già stato interrotto per una posizione di offside del difensore bianconero. Azzori butta dentro Libertazzi e De Feo ed è proprio l'ex lancianese a far passare l'ultimo brivido ai tifosi del diavolo all'89esimo, quando l'estremo difensore di casa salva prima che Massimi di Termoli, dopo 6 minuti di recupero, certifichi una vittoria vitale per il Teramo, che oggi forse per la prima volta è sembrato capace di andare oltre quei limiti tante volte sottolineati in questa settimana.